grotti, resa di grottini. Allora, è da tantissimo che non mi faccio un haul. E sì, mi sono un po' dimenticata di farveli, quindi si sono aggiunti un sacco di acquisti che ancora non vi ho fatto vedere. E questo sarà un haul collettivo, alcuni acquisti li ho fatti 2 mesi fa, altri 1 mese fa, altri la settimana scorsa. Quindi sì, ho tantissimi acquisti sia di scuola che di trucco, borse, scarpe, boh, tante 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 cose. Allora, cominciamo subito perché sono davvero tanti. Sono stata a OVS. E OVS ho preso 2 magliette, non ve le posso far vedere perché sono a lavare, però vabbè, ve le mostrerò poi in un altro video, vedremo. Ho preso questa splendida, questo splendido maglioncino bellissimo sui toni del lilla, bellissimo, 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 bianco, non è pesantissimo, quindi va bene anche per l'autunno, così, è molto leggero comunque. Non è per niente pesante. L'ho pagato 24,99. Si vede? Non si vede. Okay. 24,99 ed è bellissimo. Mi piacciono un sacco i colori. E poi la fantasia che è molto molto floreale. Non so. Sì. Ci sono dei fiori lilla. Poi, come descrivo bene, ho preso 2 fusò. Uno nero. Ciao fusò nero. E uno grigio. Mi guardo intorno perché... ho tutto messo così sul tavolo, sulla scrivania. E uno grigio, che da qua sembra blu, ma è grigio, fidatevi. Carini, mi servivano, semplicissimi. Poi 2 magliette stupende, una ve l'avete vista nel video scorso, quella con corta con la tazzina di Starbust, che secondo me è stupenda. E poi un'altra altrettanto bella, che però non ho qua, con una scritta. Però vabbè. Poi ho preso di acquisti truccosi, una cosa da Kiko e una cosa da Essence. Da Kiko ho preso questo ombrettino, che è quello che costa, cioè costava pochissimo, ora non mi ricordo il prezzo, però non più di 4 euro, costava proprio poco. E ho preso questo rosa, faccio un casino i colori il telefono, vabbè, questo rosa molto molto carino con dei piccoli glitterini, troppo troppo bello. Mi mancava un rosa così, quindi appena l'ho visto l'ho dovuto acquistare, poi costava pochissimo e mi piace davvero un sacco, lo metto quasi tutti i giorni, dipende da come sono vestita, però è troppo troppo carino. E in omaggio vi danno la confezione ed è, non c'è scritto perché vabbè, niente, quindi questo qua molto molto bello. Poi, sempre da acquisti truccosi, mi serviva un fondotinta, non ho più fondotinta e è una cosa abbastanza tragica per me, li ho finiti tutti perché comunque io ho delle occhiaie molto molto visibili e da sempre, cioè sono nata così purtroppo, e ho preso questo di Essence, l'ho voluto provare, l'I Love Stage, perché ne avevo sentito parlare davvero molto molto bene e devo dire che mi piace un casino, copre bene le mie occhiaie, credo ci sia solo in questa colorazione ed è la mia colorazione, quindi fantastico. Poi questo qua, lo scovolino stile gloss, boh, bellissimo, poi è comodo, la colorazione è la mia, le occhiaie, boh, me le toglie quasi completamente, quindi è davvero un ottimo fondotinta, tra tutti quelli che ho acquistato è il migliore, secondo me. Mi piace davvero tanto, è fatto bene. Poi la confezione, cioè guardate che carino! L'Essence fa le confezioni più belle della storia, troppo troppo bella. Poi, cos'ho? Vi accederei prima le scarpe e gli acquisti per scuola, che sono un po' di più. Ho preso 2 quaderni, altri 2 quaderni, questo semplice della Fruit, che è? Ah sì, vabbè, della Pigna Fruit, ho detto Fruits, certo, con la mela, e qua tutta la scritta, vabbè, ed è a righe. Semplicissimo quaderno a righe, poi ho preso un acquadetti, che è questo qua, di Parigi. No, vabbè, troppo carino, mi piaceva un sacco, con tutta la cosa, la, cos'è, il tramonto. Stavo dicendo alba, sì, ma io sono intelligente una volta. Ed è acquadetti questo qua, semplicissimo, mi piace un sacco, ma tanto, cioè, è troppo bello. Poi ho preso questa agendina, bellina, sempre con Parigi, troppo bella, molto vintage, questa l'ho presa dal cinese e questi 2, vabbè, sono i classici Pigna, anche questi li ho presi dal cinese, però vabbè. Ed è appunto questa qua, agendina carinissima, molto vintage, con l'elastichino, fucsia, quindi già punto a favore. E
dentro la cosa bella è che ha tutti questi disegnini vintage, no? Questo, questo, bellino. Mi serve per scuola perché? Perché a noi non ci danno i fogli con dove scrivere i voti, insomma, libricini per i voti. Quindi mi è venuta la geniale idea. No, non era mia. Cioè, guardando un video mi è venuta l'ispirazione e ho deciso di prendere un libretto per mettere, per scrivere tutti i voti durante il quadrimestre. È sbattuta la porta. Vabbè, i voti durante il quadrimestre, così mi facevo le medie e tutto. Almeno non scrivo tutto sul diario, che poi è un casino, perché sul diario scrivo in una calligrafia non umana. Quindi, molto meglio così, mi sono organizzata così, poi è carinissimo, troppo bello. Ho preso poi per scuola questa borsa che, vabbè, ho lo zaino io per scuola, solo che questa borsa la userò giusto i primi giorni quando avrò pochi libri, perché ho lo zaino dell'ISPAC, lo uso. È semplicissima, enorme, non ha marca, l'ho presa al mercato, cioè figuriamoci, però è carina, tutte queste scritte, il cuoricino, oh carino il cuoricino, due cuoricini. E è blu, si dà del blu qua alla taschina. Io ci metterò tipo i biglietti della metro, sì, i biglietti del treno, guarda così. È bellissimo anche dentro perché è a qua, una borsa qua. Vabbè, possiamo evitare, Elena? Sì, è enorme, ha un sacco di tasche, carinissima. E quindi mi è piaciuta subito, l'ho acquistata giusto per i primi giorni, poi in caso la riuso, che so, per andare al mare, in piscina, perché certo borse così grandi normalmente non le uso. Bravissima, non sei caduta. E poi ho preso due paia di scarpe che sono così intelligente di aver già messo. Ma come parlo, voi date di qua, bravissimi, di aver già messo, cioè questa cosa è la... E niente, ho preso le Vans di questa colorazione qua, bianca e nera. Queste sono l'edizione limitata, non lo so, vabbè, comunque ci sono questi disegni molto carini, particolari. Le ho dovute prendere perché sognavo le Vans da una vita. Vans. E le ho pagate anche poco perché queste erano in sconto, questa tipologia qui. E mi fanno un po' male dietro, cioè perché sono un po' durette, però piano piano si sistema. E che dovevo dire? Ah, le ho pagate sui 50 euro, 46, quindi sconto, bellissime. La mia migliore amica si è appassionata alle Vans da quando le ho prese, vabbè. E poi ho preso queste che... tolto subito, ora rimetterle è un problema, vabbè. Queste qua molto molto carine, bianche stile Air Force, sì, sono un po' diverse, comunque lo stile è quello, solo che sono appunto dell'Adidas, belline, mi piacciono un sacco, mi sono innamorata di queste scarpe. Volevo assolutamente delle scarpe bianche, ma di effetto comunque, che mi sarebbero piaciute, ho preso queste qui, troppo troppo carine, appunto bianche, normali, normalissime. Questa è una 37,5, sì. E le ho pagate sui 70 euro, ma comunque, cioè, sono di marca, sono buone, 70 euro vanno più che bene, e quindi ho preso quelle. Quindi questi erano tutti i miei acquisti, ne approfitto per ringraziarvi davvero tanto, 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 siete fantastiche, vi adoro con tutta me stessa, cioè vi ringrazio, state crescendo sempre di più, e davvero ogni giorno siete... sempre di più, è fantastico, non so come ringraziarvi, quindi davvero grazie. E volevo cercare di fare dei premietti, dei giveaway, ma devo prima prenderci un po' la mano perché non voglio che vada male, perché l'ultima volta che l'ho fatto purtroppo non è andata bene, quindi vado un po' piano, cerco un po' di capire e poi magari vi do qualche premietto, perché mi state sempre tanto vicine e mi date tanto, tanto, quindi vi ringrazio, vi ringrazio davvero. Poi vi volevo dire, caricherò un tag a breve, che è il tag youtubers delle mie brave, che è un tag molto carino, quindi così, piccolo annuncio. Poi la cameretta, sì, la vedete ancora così, ho aggiunto solo queste cosette che poi toglierò e rimetterò quando sarà finita, solo che i lavori si sono spostati a ottobre per varie cose, quindi ecco. Per tutto il settembre avrò ancora la cameretta così, che non è proprio con bisù, quindi... Scusate poi se in questo video ho detto termini non umani, cioè
Robe assurde. Solo che mi sono svegliata veramente da poco. Il tempo di prepararmi, mi sono fatta il video. Ecco appunto. E ho fatto il video. Quindi scusatemi se in questo video sembro un po' analfabeta. Vi mando un grosso bacio. Vi ringrazio ancora perché mi state sempre tanto vicine. E davvero grazie. Mi state facendo raggiungere... Mi avete fatto raggiungere un traguardo meraviglioso che non mi sarei mai aspettata. E davvero, grazie con tutto il cuore. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un grossissimo bacio e ciao!